Una sera eravamo a un corso di musicoterapia, cioè un corso, una grossa scuola di musicoterapia italiana. E consiglio dei docenti, 30 docenti, la metà dei quali psichiatri, psicanalisti, psicologi e contorno. L'altra parte musicisti, però impegnati nel sociale, altri artisti e così via. Tutti dediti alla musicoterapia come pratica per aiutare le persone, le ultime persone, quelle proprio inaiutate, le più difficili da aiutare, tutti uniti intorno a questo intento. Inizia la serata un pedagogista della musica che aveva scritto parecchi libri sulla cultura della pace. Il suo pallino era la pace, parlava sempre di pace. E quella sera si rivolse a Boris e gli disse, a Boris Borino: senti Boris, ma tu ancora una volta non hai capito quello che intendo dire. Boris dice: non mi sembra. Dice: sì, perché tu non leggi documenti. Boris dice: ma veramente, io li ho letti. E lui cominciò: no, tu li leggi ma non li capisci, insomma non vuoi, non, tu sei troppo centrato su di te, su di sé. Insomma, gli fece un attacco terribile. E Boris continuava a dire: ma guarda, si chiamava Mario questo qua, Mario, guarda che non è come dici tu, pensiamoci un attimo, guarda che io l'ho letta quella cosa. No, no, tu sei sempre il solito, e così. Io dentro sentii salire una grande tensione, poi la cosa si finì lì. Dopo, a mezzanotte, uscimmo da questa riunione, mi avvicinai a Boris e disse: adesso andiamo a dormire, tutti eravamo residenti in quel luogo. Senti, ma come stai? Perché quello che è successo. E dice: come sto? No, dico, dopo quell'attacco che hai subito. E lui mi disse: sai, mi dispiace per Mario, è un uomo intelligente, io ho provato a cercare di farlo ragionare, ma quando gli piglia quei momenti lì, poi finisce così. Ma tu come stai? Ma io cosa? Cioè, lui non era stato toccato tanto così dall'essere oggetto di un'invettiva, si preoccupava di come stava l'altro. Poi ho cominciato a studiare psicologia, ho frequentato scuole di ogni tipo e genere, e devo dire che un uomo così integro non l'ho più, praticamente più incontrato. E a me piaceva stare in gruppi, cioè a me non mi piace, cioè c'è una cosa che detesto, è organizzare. Io sono un improvvisatore, organizzare non mi piace, però alla fine abbiamo dovuto creare qualcosa di nostro, perché quasi in ogni luogo dove andavamo c'era qualcosa che scricchiolava. Quel tipo di onestà così diretta non l'ho più trovata. E allora ci troviamo qua stasera a parlare di cose che credo interessano tutti, cioè come possiamo via via nella nostra vita andare a conoscere sempre di più chi siamo, conoscere quali sono le nostre qualità interiori, seguire la nostra strada. Già i greci dicevano che questa era la via che porta, se ce n'è una, verso la felicità. Ora noi ci troviamo, sapete tutti, in un mondo alla rovescia, eccolo qua. Chi è che guida il mondo? La finanza. Che guida l'economia, che guida la tecnica, la scienza, la politica. La politica prende ordine alla finanza. Noi andiamo a votare, ma è una farsa, è ovvio che chi è che ci crede più? E dopo la politica... guida l'educazione, cioè le scuole. Oggi ci sono persone che dicono: ah, la scuola dovrebbe essere riformata perché non va bene. È perfetta la scuola, perfetta per la società che stiamo creando. La scuola è perfetta per preparare i ragazzi proprio per questa società, è favolosa, fantastica. Allora, a un certo punto sono diventato professionista della psicologia, ho cominciato ad essere psicoterapeuta, ho cominciato per anni a fare questo mestiere, poi vedevo che i problemi che le persone portavano in studio erano quasi sempre lo stesso tipo, più o meno quello. Frequentai un gruppo di psicoterapia della famiglia, un giorno riunì tutte le equipe e dissi: sentite, ci rendiamo conto che stiamo parlando sempre delle stesse cose? Allora, se da un medico tutte le persone quasi arrivassero col mal di pancia,
potrebbe essere che non sono proprio le sole le persone ad avere dei problemi, magari è l'acqua dell'acquedotto. E loro mi dissero: sì, certamente è così, ma noi siamo operatori della salute, non ci interessa. Allora, quindi vuol dire che uno psicologo si deve occupare soltanto della persona che ha davanti e non della società dove questa persona viene, si forma. Ora, noi abbiamo una cultura che farebbe diventare schizofrenico uno scarafaggio che 800 milioni, mi dicono, di anni è sempre rimasto uguale, c'è una testa che è solidissima. Noi invece abbiamo una testa che è pronta al minimo, insomma, abbiamo una pluralità di io che deve tenerli insieme, ci vuole tutto. Quindi da allora, seguendo le orme di Boris, insieme alla psicologia cominciai a occuparmi proprio della psicologia della cultura, e poi via via di altre psicologie, cominciando da quella asiatica, la psicologia buddista, altri luoghi dove le cose vengono viste in modo diverso. Da qui il tema di cui ci occupiamo stasera, lo sviluppo della consapevolezza umana. C'era un periodo, a proposito, nel gruppo di cui vi ho parlato prima, dove c'erano una trentina di terapeuti e vari, proprio in quella scuola accade una volta che uno di questi terapeuti, uno di questi psicologi, si diede da fare con una ragazza giovane. Lascia a voi di indovinare. Era una ragazza carina o no? No, infatti. Lui si occupava di una ragazza con dei problemi bruttissimi. La portava fuori la sera per consolarla sempre. Voleva veramente aiutarla, finché riuscì a portarla in camera da lui. Ora, questa in un gruppo venne fuori un giorno con un pianto dirotto e disse: mi è successo questo con un docente da scuola. Allora, io che ero allora ancora ingenuo, pensai che si potesse fare qualcosa. E cominciai a parlare con i direttori della scuola, i quali mi dissero: ah sì, faremo in modo che questo docente se ne vada, faremo un'indagine, eccetera. Nel giro di poco la cosa fu assolutamente affossata. Nonostante che avevamo prove certe, di cui non vi sto dire come, che questo era accaduto, e non solo quella volta lì, altre due volte con altre due donne, l'unica cosa che era possibile è che questa ragazza usciva dalla scuola con la diagnosi di mitomania, cioè si era inventata tutto. Siccome quello successe in un luogo a cui io credevo molto, cioè mi sembra, rispetto all'università dove lavoravo, mi sembrava veramente un paradiso, e allora cominciai a aprire gli occhi. Qui c'è Angela Cremaschi, sua mamma, lavorava anche lei, che è il più grande musicoterapeuta che credo esista, lavorava anche lei nella scuola di Assisi, e ce ne andammo insieme nel 2000. Ma mentre lei, che è una donna intelligente, queste cose le aveva capite da 15 anni, io ci misi tutto quel tempo per capire che anche lì dentro, tutto sommato, vigevano le solite norme da tutte le parti: potere, sesso, denaro. Alla fine diventa noioso. Allora, lavorare su questi temi è faticoso, perché il mondo non si lascia tanto toccare. Ecco perché il tema di questa serata. Quando vogliamo davvero lavorare in profondità, ci accorgiamo che i problemi che dobbiamo affrontare sono difficili e a volte è possibile scoraggiarsi. Ecco che viene fuori la cosa più importante di tutte. Se noi ci scoraggiamo, è quello che il potere e dominio che esiste ovunque cerca di farlo. Noi non dobbiamo scoraggiarci. Molti ragazzi oggi sono scoraggiati, molti docenti nelle scuole sono scoraggiati, molti docenti universitari, molti filosofi. Non si vede futuro. Bene. Non dobbiamo cadere assolutamente in questa trappola. Dentro ogni essere umano ci sono delle risorse straordinarie. Ecco qua, un disegnino. C'è questo signore che siede su una cassa e chiede l'elemosina. Questo è un simbolo dell'essere umano. L'essere umano ha dentro di sé delle risorse straordinarie, fantastiche. Chiunque abbia un minimo di esperienza clinica o di questo tipo sa che in ogni persona, al di sotto della scorza superficiale, c'è sempre un punto di luce fantastico. Non ne ho trovato mai eccezione a questa regola. D'altra parte Dostoevskij ce lo segna prima. In ogni essere umano c'è un potenziale fantastico.
purtroppo, devo dire, che le strutture di potere che come un cancro stanno arrivando dappertutto, nella scuola, ma non solo nelle finanze, va bene, è ovvio, sono gli affaristi, cosa vuoi che faccio, ma dappertutto, persino nelle cooperative sociali, dove le lotte sono di potere molte volte, le persone manco lo sanno, ma sono così. Nelle coppie si sposano, dicono ti amerò tutta la vita, dopo un po' litigano che sembrano dei... Quindi il potere, la lotta per il potere è qualcosa che ci attanaglia tutti. Liberarsi da questo virus del potere è il nostro compito. Raymond Panikkar, che è uno dei più grandi filosofi viventi, teologo straordinario, morto purtroppo da pochissimo, dice con chiarezza, due forze muovono il mondo. Il potere e l'amore. Dobbiamo scegliere. Ma se anche scegliamo l'amore, non vuol dire che non stiamo ancora praticando il potere. Per liberarsi dal potere, cioè dalle barriere nella comunicazione, dalla manipolazione degli altri, dalla manipolazione di noi stessi, ci vuole un lunghissimo lavoro. Proprio perché questo lavoro è lungo, è faticoso, è indispensabile una risorsa che stasera cercheremo di avere qua. Bisogna saper ridere. Guai a prendersi sul serio. È finita!